benvenuti o bentornati un po' creativi in questo canale. Oggi faremo un progettino semplicissimo per regalare un po' di ovetti in una maniera un po' particolare. Sono semplicissimi da fare, si possono fare anche con i bambini per divertirsi insieme, specialmente in questo periodo un po' particolare, insomma, si riesce a fargli fare qualcosa di creativo. Giù in descrizione metterò il link per poter prendere il cartamodello gratuitamente, stamparlo e ritagliarlo. Come vi dico sempre, quando faccio dei modelli li ritaglio e li metto su cartoncino. Questo ho utilizzato un pacchetto di Amazon, perché in questa maniera vi resteranno proprio l'esagono in maniera tale da poter conservare e magari rifare per il prossimo anno, oppure vi servirà per farne altri. Li possiamo fare o in questo modo, proprio semplice semplice, oppure questo ancora più semplice, e poi alla fine io metto questo, praticamente prendo un po' di carta crespa e la ritaglio a striscioline, come ho fatto l'anno scorso per questi. Vi metto il link qui, casomai vogliate replicare questi. Se non avete la possibilità di stampare il cartamodello, si può fare anche in questo modo. Allora, prendete tranquillamente un foglio da fotocopia, lo piegate a metà e poi di nuovo a metà. Sembra difficile, invece vi assicuro che è molto facile. Allora, partendo da un po' meno della metà, anche se nel telefonino sembra proprio la metà, o superiore, no, è un po' più in basso della metà, si fa un orecchio, poi si farà il faccino, poi la pancia, e poi arrivati qua, che può essere un centimetro e due, così si farà una linea, così, questo, così e così. Poi lo ritaglieremo. Sarà la sagoma del coniglietto. Questa l'ho fatta più piccolina, ma è quella. È la sagoma di cui vi lascio appunto il cartamodello giù in descrizione. È completamente gratuito, quindi dovete solamente cliccare, vi porterà al cartamodello. Ho cercato di usare solamente qualcosa che noi possiamo trovare a casa, quindi del cartoncino bene o male lo troviamo. Se non avete il cartoncino, potete usare anche dei vecchi quaderni, diciamo la copertina, una matita, un bulino, oppure potete usare il retro di un uncinetto, il nastro di adesivo o la colla. Poi facoltativo, se avete un po' di cotone idrofilo o l'imbottitura, in questo caso io utilizzerò l'imbottitura, o potrete fare quello che vi dicevo con la carta crespa. Poi, se li avete, degli occhietti e delle perline rosa per il nasino. Prima di lasciarvi al tutorial, volevo mostrarvi il secondo giorno del disinfettante che abbiamo fatto nel precedente tutorial. Deve stare un altro giorno e poi potrà essere utilizzato. Adesso, se vi va, cominciamo.